Carissimi amici, questo video vuole essere una sorta di constatazione di quello che sta succedendo ormai da diversi mesi sui social, soprattutto su Facebook, dove più che un luogo di incontro, spesso si tratta di un luogo di vero e proprio scontro. Scontro tra idee che si contraddicono tra loro. Ma questo sarebbe anche costruttivo perché è bene che ci siano idee diverse, ma quando ci sono idee diverse non bisogna criticarle anche con parolacce o termini comunque non molto educati. Soprattutto in questi ultimi mesi, caratterizzati dalla situazione che ben conosciamo, c'è stato modo di assistere a diversi scontri su chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro, ma non mi riferisco tanto a questo fatto quanto anche ad altri argomenti. Io, ad esempio, essendo un appassionato di auto d'epoca, appartengo a vari gruppi di auto storiche, dove, pubblico spesso foto di, automobili che incontro per strada, automobili d'epoca. Non potete capire spesso che guerra esce fuori solo per aver pubblicato un'automobile, perché magari non ha la targa originale, perché magari non ha un accessorio originale. Allora inizia uno scontro tra i puristi dell'originalità e quelli che invece hanno idee più libere. Ma non ci sarebbe niente di male perché ognuno è libero di pensarla come vuole. Il problema è che spesso va a finire che sotto una foto di una macchina d'epoca, che dovrebbe tutto sommato essere anche un piccolo documento storico, se vogliamo, succede veramente il putiferio, offese, gente che si scontra tra loro e poi sapientoni che credono di conoscere tutto sulle macchine e tirano fuori delle cose pazzesche che prima di scriverle dovrebbero insomma documentarsi. Ieri, ad esempio, una discussione tra la potenza fiscale e la potenza effettiva del motore. I cavalli fiscali non c'entrano niente con la potenza del motore, sono legati invece alla cilindrata. Ed è venuta fuori una discussione su un post della Citroën due cavalli, che due cavalli era riferito alla potenza fiscale che in Francia era appunto teneva conto di una certa cilindrata. La prima due cavalli era 375 centimetri cubi di cilindrata e aveva due cavalli di potenza fiscale. Poi uscì il modello di 385 che aveva tre cavalli fiscali, poi 475 quattro cavalli, eccetera. Voglio dire, è potenza fiscale, non è potenza effettiva. E qualcuno invece diceva, ma due cavalli, neanche una Vespa, ma cosa c'entra? Quella è la potenza effettiva del motore. I cavalli fiscali, per esempio, in Italia funzionano con la cilindrata da tot centimetri cubi a tot centimetri cubi e si scala via via di cavalli fiscali. Quindi, cioè, gente che si addirittura qualcuno ha detto che due cavalli in realtà due CV si riferiva a due cilindri a V che non c'entra niente, peraltro la due cavalli aveva due cilindri contrapposti, quindi era un motore boxer. Lasciamo perdere altre amenità, ma bene, sbaglino pure a scrivere, poi c'è modo di controbattere. Il problema è che come controbatti si scatena una guerra anche di offese. Io poi sì, pubblico i post e poi cerco di seguire un po', cerco di riprendere chi è maleducato, ma il problema è che si scannano tra i vari che seguono questo post e si hanno poi delle situazioni spiacevoli perché va a finire spesso con offese piuttosto pesanti. Ora io mi domando, ma Facebook era nato per ritrovare vecchi amici di scuola. Adesso è diventato spesso un posto dove invece trovare nuovi nemici da combattere. Sembra veramente di assistere a una sorta di gruppo imbestialito di gente repressa che non ha altro modo di sfogarsi se non quello
di attaccare chi non la pensa come lui, o comunque di dare sfoggio di sapienza che poi spesso sapienza non è. Sono tutti dei dottori, tutti dei sapientoni. E ora io ho preso come esempio il fatto delle auto d'epoca, perché seguo diversi gruppi. Non parliamo poi di tutto ciò che riguarda la situazione della pandemia. E anche di altre situazioni, anche gruppi che riguardano gli animali, a cui sono iscritto anch'io, dove spesso la gente non la pensa nello stesso modo e quindi comunque ha bisogno di criticare. Ma finché le critiche fossero costruttive, benissimo, benissimo. Il problema è che anche qui spesso si sfocia nella maleducazione. Allora, un po' di netiquette, come si chiama, cioè l'etichetta di internet, un po' di educazione, come del resto ci vorrebbe nella vita reale, ma anche in quella virtuale, insomma, non guasterebbe, perché è facile barricarsi dietro un display, dietro uno schermo e sentirsi dei dio onnipotenti sulla terra. Allora, prima di scrivere situazioni sbagliate di cui non siamo pienamente sicuri, documentatevi e poi eventualmente criticate, ma fatelo con garbo, perché altrimenti passa veramente la voglia di pubblicare dei post. Non potete capire, per esempio, sulle targhe delle macchine, sembra che la gente sia veramente fissata con le targhe. Ci sono delle macchine d'epoca che hanno subito delle variazioni di passaggi di proprietà, che hanno dovuto montare le targhe moderne e non hanno più la targa originale dell'epoca. È vero che in una macchina d'epoca ci sta bene la targa quadrata a fondo nero con le strisce, con le cifre bianche. Ma del resto, se è stata immatricolata di nuovo, dovrà usufruire delle nuove targhe, quelle a fondo bianco con la scritta nera e con le bande blu laterali, cioè il formato europeo. E alcuni, almeno per utilizzarle nei raduni, per cercare di mantenere una certa originalità, si sono fatti rifare delle riproduzioni della vecchia targa quadrotta cosiddetta. E quelle non sono legali perché non sono, insomma, quelle ufficiali con lo stemma dello Stato della Repubblica Italiana, però almeno per i raduni lasciamogliele, così possono farsi delle foto, e anche lì si scaglia tutta una serie di discussioni. Cioè la gente non guarda la macchina, guarda la targa, e poi, come ho detto prima, anche a proposito di accessori non originali che sono stati messi, vengono fuori delle discussioni. Poi, per carità, ripeto, ognuno è libero di dare la propria idea, di esporla la propria idea, ma basta con queste accuse anche pesanti, cioè parolacce che volano in un luogo dove dovrebbe essere un salotto di amena discussione, dove ognuno dice le sue idee ma senza scannarsi. È un po' di contegno, perché altrimenti passa la voglia di pubblicare cose. Io poi, per carità, pubblico spesso cose musicali e lì problemi non ne ho mai avuti, fortunatamente. Però non mi piace parlare solo di radio e di musica, mi piace, insomma, anche spaziare. Ho le mie passioni, le auto d'epoca e quindi e gli animali, chiaramente. Perché non devo essere libero di esprimere le mie idee o di pubblicare un post con la paura sempre poi di scatenare le ire funeste, eh? Allora, un po' di contegno, un po' di calma e tutti vivremo molto più felici. Sono altri i problemi della vita.